Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Seguitemi nel tutorial. Ma prima vi ricordo di seguirmi su Facebook, su Twitter e di unirvi anche al gruppo Telegram del canale. Oggi abbiamo qui in laboratorio questo cricca bottiglia che, come potete vedere, non dà segni di vita. E quindi adesso andremo a cercare di capire perché. Prima cosa che possiamo fare è aprire il tappo dove va inserito l'olio e proviamo a dare un'occhiata. Olio manca e quindi andiamo ad inserirne una buona quantità. In questo caso io inserisco dell'olio esausto, olio motore esausto, che va benissimo lo stesso, anche se ci andrebbe dell'olio idraulico. Diamo qualche pompata, all'inizio ce ne vorranno parecchie per far sì che l'olio vada in pressione. E notiamo che dopo un po' il pistone sale e quindi abbiamo capito che era a secco di olio. Sarebbe però carino capire anche il perché è rimasto senza olio, anche perché generalmente una volta messo resta quello e non bisogna fare nient'altro. Continuando a pompare noto che la vite dove appunto c'è la parte dove si pompa è allentata. E quindi vado a stringerla e presumo proprio che appunto per questa vite lenta l'olio sia fuoriuscito. Infatti ne vedo una parte di quello che ho appena inserito. E quindi appunto mi viene da pensare che sia perché è uscito da lì l'olio e quindi non avendone più al suo interno il crick non lavorava più. E così diciamo che con pochissimo impegno, lavoro e materia prima praticamente niente, anzi abbiamo riciclato anche dell'olio esausto, siamo riusciti a recuperare questo crick che può sempre essere utile in laboratorio. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook Paolo Brada Official.